Ciao a tutti, ciao 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 fratelli e sorelle, ciao ciao. Allora, avevo immaginato come iniziare questo video dopo tutto il putiferio che è successo ieri. Avevo preparato, ho qua la sciarpa a dimostrarlo, avevo preparato un inizio di video, ho pensato faccio qualcosa di simpatico per cercare di sdrammatizzare, ma poi ho immaginato, magari poi qualcuno non riesce a capire l'ironia, magari qualcuno che è iscritto dal canale da poco non riesce a capire l'ironia e magari vado a punzecchiare qualcuno che magari è arrabbiato. Cosa avevo pensato, ragazzi? Avevo girato un video in cui c'ero io che praticamente mettevo via la maglietta e la sciarpa del Milan, poi a un certo punto mi giravo, ho guardato la telecamera, ho detto: ah, ma non smettiamo di tifare. Ovviamente era una scenetta completamente ironica sul fatto che sia nel video di ieri sia nel mio Instagram, tra l'altro raga, grazie veramente a tutti, se qualche stupido mi ha mandato, pochissimi stupidi, ma ha mandato qualche insulto, ve l'ho raccontato nel video di ieri. Devo dire che tra ieri, quando è uscito il video, questa mattina e fino a pochi minuti fa, ragazzi, mi avete riempito di messaggi d'amore che mi hanno completamente cambiato l'umore, quindi veramente grazie. Se ci sono 5 stupidi che si sono comportati male, ce ne sono 500 di voi, 5.000 di voi che mi hanno scritto. Piano piano cercherò di rispondere a tutti. Allora, ragazzi, siccome vi stavo dicendo come iniziare questo video, avevo fatto quella scenetta nel mio immaginario la volevo fare per tirarvi un po' su di morale. In realtà ho cambiato poi idea e stavo cercando una frase da leggervi per cercare di racchiudere quello che può essere in questo momento il mio pensiero, ok? Quindi cosa ho fatto? Mi sono ricordato di una frase scritta da Alfred William Pollard, che è praticamente famoso per aver portato ad un livello superiore, e leggo, di rigore e di critica gli studi verso le opere di William Shakespeare. E questa frase che io mi ricordavo appunto di Pollard era questa, che dice che l'apprendimento e l'innovazione vanno mano nella mano. L'arroganza del successo è di pensare che ciò che hai fatto fino a ieri sia sufficiente per avere successo anche nel domani. Perché vi ho portato questa frase, ragazzi? Perché è evidente che la scelta che ha portato la società ieri ad allontanare una figura come Paolo Maldini, raga, io ieri poi non mi sono espresso sulla cosa, lo sapete il mio amore che io ho per Paolo E tutto ciò che Paolo Maldini ha rappresentato per me, Lollo, di 40 anni, ok? Stiamo parlando, io ho, lo sapete, ve lo dico sempre, due miti. Il capitano dei capitani, che è Franco Baresi, e il mio capitano, appunto, che è Paolo Maldini. Quindi sarebbe anche superfluo che io vi raccontassi come ho vissuto la giornata di ieri. Incompleta l'avete visto nel ieri, io nel video di ieri sembravo mi avessero preso a mazzate. Ed effettivamente ieri sono stato preso a mazzate a livello puramente figurativo. Quindi questa frase che io vi ho letto, ve la ripeto, l'apprendimento e l'innovazione vanno mano nella mano. L'arroganza del successo è pensare che ciò che si è fatto nel passato sia sufficiente per avere successo anche nel futuro. Perché vi ho letto questa frase? Perché è evidente che c'è un cambio di metodo. Cioè già ieri dal comunicato stampa del Milan abbiamo capito che il lavoro di Paolo Maldini verrà affidato, c'è scritto proprio nel comunicato, verrà affidato ad un team di persone. Quindi questa scelta è evidente, una scelta di cambio di metodo. Non sto dicendo che sia giusto o che non sia giusto, ma, come vi dico sempre, ragazzi, io non mi sono mai permesso di giudicare a priori qualcuno, qualcosa o in questo caso un tipo di lavoro. Io aspetto come sempre i fatti, ok? Abbiamo, vi ho detto, quando è iniziata la campagna acquisti, vi ho detto, tanti avevate criticato la campagna acquisti fatta da Paolo e mi avete detto: Lolo, campagna d'acquisti fallimentare e tutto. Io che cosa vi dicevo? Vi dicevo: ragazzi, aspettiamo a giudicare la campagna acquisti di Paolo, arriviamo a fine stagione, quando siamo arrivati a fine stagione poi vediamo di tirare un punto su quella che è stata la campagna acquisti. Evidentemente sia Paolo o chi di dovere ha fatto delle valutazioni in merito ad un lavoro che è stato fatto e ha ritenuto che quel tipo di lavoro svolto con quel tipo di metodologia non andava più bene, perché i risultati poi della campagna acquisti estivi fatta non sono stati quelli che poi tutti i tifosi e anche probabilmente lo stesso Paolo Maldini nel farla e Massara nel farla si sarebbero aspettati. E ripeto, è evidente che la scelta dell'allontanamento di Paolo
è una scelta di cambio di metodo. Adesso ne parliamo, perché come cambia il metodo, adesso cerco di spiegarvelo. Ragazzi, prima di andare avanti vi chiedo la cortesia di lasciare pollice in su a questo video per cercare di tornare ad una presunta normalità. Pollice in su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Anche ieri, nel video disastroso di ieri, mio emotivo, nel video emotivamente disastroso di ieri, anche ieri vi siete iscritti in tantissimi. Come sempre vi ringrazio sia per la quantità di persone che guardano i video, sia ovviamente per tutto l'affetto che mi date. Quindi pollice in su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Nel primo commento trovate il link diretto al mio secondo video. Andate al mio secondo canale, andate anche lì ad iscrivervi. Andiamo in sigla e iniziamo a parlare di che cosa cambia. È tutto un altro Milan. Che cosa succede? Andiamo a capirlo. 1, 2, 3, sigla. Prima di spiegarvi delle cose, volevo aggiungere dei tassellini. Allora, ragazzi, qualcuno ieri scriveva: Lollo, dovresti cercare di fare una campagna contro il Milan. Dovresti cercare. Raga, ma dove? Ragazzi, io vi dico quello che vi dico da anni su questo canale. Questo simbolo qua è il Milan. Sta sempre sopra a tutto. Ok? Quindi, se pensate che io possa smettere di tifare l'AC Milan perché sono state prese delle decisioni, ragazzi, è la stessa cosa che mi dite quando: Lollo, il Milan ha preso 5 gol dal Sassuolo, tu devi smettere di fare il Milan da qua a fine stagione. E io cosa vi dicevo? Raga, da me quella roba lì non l'avrete mai, perché io sono un tifoso del Milan. Da me l'odio verso il Milan, in generale l'odio verso tutto, io non è una cosa che mi appartiene l'odiare qualcosa o qualcuno. In special modo non mi permetterò mai, per come sono fatto io, di odiare una squadra che tifo e porto la bandiera altissima. Quindi qua, ragazzi, qua Lollo supporta chi dice che non bisogna più andare allo stadio, Lollo supporta, non bisogna più tifare. No, raga, no, io sono qua, accetto passivamente quelli che sono stati i fatti successi, che non dipendono da me. Ieri ve l'ho spiegato bene, non sono io che ho deciso di mandare via Maldini, io non c'entro niente, sono qua semplicemente come voi ad assistere come spettatore a quello che è successo. Quindi io, da tifoso del Milan, quello che devo fare in questo momento qual è? È accettare i fatti e accettare che da questo momento io dovrò tifare un Milan che è completamente diverso dal Milan di 3 giorni fa. Il Milan nasce un nuovo e completo Milan diverso nella metodologia. E torniamo a parlare di cose intelligenti, come piace sempre a noi. Perché? Perché questo Milan, questo nuovo Milan che nasce, sarà un Milan che lavorerà in modo... E per quello, questo vi parlo di metodologia, perché sarà un Milan che necessariamente lavorerà in un modo completamente diverso. Il Milan fino a ieri lavorava con Moncada che faceva riferimento a Maldini e Massara che poi facevano riferimento a chi stava sopra di loro, e sopra di loro poi chi stava sopra dell'altro. Quindi c'era tutta una catena decisionale che magari poteva portare, ha portato sicuramente, ovviamente non lo metto in dubbio, dei vantaggi, ma magari avrà portato anche degli svantaggi. Ora chi decide, ovviamente in questo caso Gerry Cardinale, proprietario del fondo che è proprietario del Milan, decide di cambiare completamente, perché ieri, ripeto, le parole sul comunicato sono chiare. Quindi non si va a sostituire la figura di Paolo Maldini, ma si va a inserire una figura di gruppo che possa prendere le redini di quella che è la campagna, sia di gestione del calciomercato, ma anche di gestione della squadra. Quindi capite che cambia proprio a livello proprio concettuale la gestione del Milan. Non è più una singola figura, che per quanto bene possa aver fatto, ieri è stato specificato anche nel comunicato, ha in mano le redini del Milan. Si cambia totalmente, è proprio una questione concettuale. Si va a togliere una figura che rappresentava, ha rappresentato e rappresenterà per sempre il Milan. Si toglie quella figura e si affida la gestione del Milan ad un gruppo di lavoro, ok? Diciamo più una gestione anglosassone, più una gestione statunitense di quella che è una franchigia, di quella che è una squadra sportiva, ok? Se andate a vedere le maggiori squadre statunitensi, ovviamente parlo di baseball, football, e qualcuno di voi mi dirà: Lollo, il calcio non è il football, Lollo, il calcio non è il basket, e concordo assolutamente con voi.
ma in questo momento si sta cercando di portare, questa è la mia opinione, raga, poi potete anche non essere d'accordo, io questo quello che ho capito dalla decisione di ieri, si sta cercando di portare dentro al Milan un livello di gestione che non è più concentrato sulla singola figura, ma è concentrato su un gruppo di lavoro di persone. Quindi, probabilmente diventerà una short list. Cosa vuol dire? Che praticamente le decisioni che prima venivano prese da più figure, fino ad arrivare all'approvazione economica, all'approvazione sportiva, questo, quello e quell'altro, avranno, essendo dei gruppi di lavoro, avranno molte meno persone a prendere questa decisione, ma la decisione sarà una decisione collettiva. Probabilmente abbiamo letto questa mattina che la figura di Moncada diventerà una figura molto più importante all'interno del Milan, quindi probabilmente sarà lui che poi riporterà direttamente a chi poi si occupa dell'aspetto economico la scelta dei giocatori. Io ho trovato Mister Pennello, che secondo me è un attaccante fortissimo, è alto 1,95, ha fatto 20 gol nella scorsa stagione. Io ho trovato Mister Pennello, ho trovato Mister Bustina e ho trovato Mister Occhiali, che secondo me sono tre profili, Moncada, sono tre profili che secondo me sarebbero tre profili ideali. Quanto costano? 90, 70, 60. Poi prendono questi tre profili, vanno da chi si occupa della parte economica e gli dicono: questi sono i tre profili che io ho scelto, anzi che il mio gruppo di lavoro ha scelto. Chi prendiamo di questi qua? Chi ci possiamo permettere di questo? Ovviamente chi si occupa poi della parte economica, facendo probabilmente, ripeto la mia idea, filo diretto con chi i soldi comunque li mette, prende una decisione se spendere 90 per Mister Pennello, se spendere 70 per questo, se spendere 60 per Mister Occhiali. Ragazzi, spero di essermi spiegato nel modo corretto. Non vi sto dicendo che sia giusto quello che è successo ieri, non vi sto dicendo che sia sbagliato, vi sto semplicemente dicendo che cambia radicalmente la metodologia di lavoro nel Milan. Questo è quello che abbiamo capito, eh. Non ve lo dico perché lo so, perché no, è una considerazione mia in base a quello che è successo. Ovviamente, ragazzi, che cosa volevo raccontarvi? Che aggiunta di questa cosa, ovviamente, questa mattina e anche ieri sera, la connessione tra quanto è successo e quello che ha mobilitato a livello mediatico, ha fatto sì che adesso ovviamente tante persone facciano video, tante persone scrivano articoli eccetera eccetera, perché comunque in questo momento tante persone fanno delle scelte di pubblicare contenuti o scrivere determinate cose, perché in questo momento è la gallina d'oro, cioè non sono tutti come Lollo che ieri nel momento clou in cui è scoppiata la bomba dicono no, io me ne tiro fuori fin quando non arriva il comunicato ufficiale, no, tanti hanno deciso di fare 50 video uno dopo l'altro proprio perché in questo momento ovviamente io avrei potuto monetizzare alla grande questa cosa. In realtà, siccome, come vi dico sempre, prima di tutto arriva sempre la C-Milan, faccio una decisione diversa, che è quella di starmene in silenzio, aspettare quelli che sono i dati ufficiali, ma ognuno è liberissimo di fare la propria scelta. Quindi, visto che in questo momento parlare di una determinata metodologia, soprattutto farlo, occhio, soprattutto farlo con determinati toni, in questo momento porta visualizzazione e porta piccioli, si sono scatenati nelle ultime ore tantissime pseudonotizie che fanno allarmare i tifosi del Milan. Le pseudo notizie che sono uscite sono state quelle: guarda Lollo, che mi avete riportato voi, guarda Lollo, quel giocatore ha fatto questo post, quello l'ha fatto in quel modo, quello, se allarghi l'immagine c'è un punto di domanda. Secondo me il punto di domanda significa, raga, io non lo so, credo semplicemente che Paolo Maldini, in quanto figura, raga, e ripeto, io amo Paolo Maldini, cioè raga, io amo Paolo Maldini. Ovviamente Paolo Maldini, essendo una figura importantissima all'interno, è stata una figura importantissima all'interno dello spogliatoio, è ovvio che comunque lasci dei buoni ricordi a quella che è la squadra. Quindi la mia visione di quelli che sono stati i post sono semplicemente stati dei post di, probabilmente, di saluto verso un professionista, appunto, come Paolo Maldini. Torno a quello che stavo dicendo prima. Quindi tutte queste cose che sono uscite del Maignan potrebbe andare via perché, raga, non va via nessuno. Raga, stiamo calmi, non va via nessuno, non è morto nessuno, il nostro Milan continua, non è finito il Milan, dobbiamo continuare a tenere alta la bandiera del Milan. Stamattina sono uscite notizie, Maldini
Qualcuno diceva da non so che ne so neanche boh, Corriere dice: ma secondo loro che Maldini sarebbe stato cacciato perché aveva scelto che il successore di Pioli, secondo loro, era Pirlo. Questa, pensate, una notizia di questa mattina. Altra notizia di questa mattina, l'avevo vista, dov'è che è? Di Maignan? Di Ibra. Qualcuno che addirittura dice che per colmare il vuoto di Paolo Maldini, la figura carismatica che potrebbe arrivare nei prossimi giorni potrebbe essere quella di Zlatan Ibrahimovic. Quando Zlatan, lo stesso Zlatan Ibrahimovic, 3 giorni fa, raga, non 2 settimane fa, 3 giorni fa Zlatan Ibrahimovic dice: io ho deciso di smettere col calcio e mi voglio prendere 7, 8 mesi, 10 mesi, un anno di completa pausa e poi deciderò cosa fare. Lui l'ha detto in conferenza stampa 3 giorni fa, non 30 o 300, 3 giorni fa ha detto questa cosa. Quindi semplicemente, poi vado avanti con il resto, semplicemente per farvi capire questa cosa, ragazzi, che in questo momento, oggi più che mai, le storie legate a tutto quello che è successo ieri vanno prese con le pinze, ok? Quindi capire esattamente che in questo momento scrivere notizie, soprattutto sensazionalistiche, scritte in un determinato modo, in questo momento fare video fatti in un determinato modo portano visualizzazioni, ovviamente portano piccioli. Quindi so che siete, il mio pubblico è da sempre un pubblico diverso da tutti gli altri, siete un pubblico intelligente che capisce che in questo momento probabilmente viene fomentata, no? Con l'aria nel fuoco, nella brace, con il fumo all'interno del camino. C'è tanta gente che in questo momento sta facendo aria per fomentare il fuoco all'interno del camino, anche per questo, perché ovviamente è qualcosa che porta soldi, visualizzazioni e iscritti, ok? Siete intelligenti e so che avete capito perché vi sto raccontando questa cosa. Poi, ma notizie di mercato credo abbiano poco senso che io oggi ve le legga, perché comunque, ripeto, tutte le notizie che sono uscite oggi, ieri, dopo quanto è successo, sono tutte notizie che parlano di giocatori che, vi faccio l'esempio, Kamada e Loftus-Cheek, di cui abbiamo parlato ampiamente nei video, pare che alla fine vengano lo stesso, perché comunque sono due giocatori la cui trattativa è arrivata alla fine e anche la cui scelta probabilmente arrivava già dal gruppo di lavoro, probabilmente, sicuramente alla fine Kamada e Loftus-Cheek, alla fine li prenderemo. E tutti gli altri nomi che sono usciti, ragazzi, sono tutti nomi che ci sono stati accostati, ma che in realtà hanno ben poco di reale, ragazzi. Quando io leggo di Pulisic, quando leggo di Thuram, non sto dicendo che non arriveranno, non sto dicendo che sicuramente non arriverà Pulisic, sicuramente non arriverà Thuram o non arriverà Giuseppe, ok? Capiamoci, vi sto dicendo semplicemente che in questo momento è uno sparare nel buio. Magari ti va bene che spari nel buio, sparare è brutto. Magari butti la canna da pesca al buio nel fiume, può darsi che tra i 500 pesci che passano uno magari lo tiri su ed è vero, ed è la realtà. Ma in questo momento, visto che non si sa assolutamente nulla neanche di cosa poi sarà anche a livello decisionale, trovo alquanto difficile che sia possibile indovinare il nome di Pulisic che sarà un nuovo giocatore, anche perché Pulisic poi potrebbe giocare a destra, ma è un giocatore che gioca a sinistra. Capite? Ragazzi, questo era tutto quello che vi volevo dire. Allora, basta, chiudo qua il video. Ragazzi, ieri è stata una giornata, raga. Come vi dico sempre, mi piace alla fine video raccontarvi un po' quelli che sono un po' i miei cazzi. Raga, ieri è stata una giornata che ho vissuto, mamma mia, ma proprio malissimo. A livello proprio di empatia con la giornata, cioè l'ho vissuta proprio male tutto quello che stava ruotando intorno. Poi ovviamente, come vi ho raccontato ieri, sono successi quei 4-5 messaggi che mi sono arrivato che mi hanno veramente destabilizzato. Cioè, quindi considerate che io ero già scioccato per quella che era la notizia, ok? Perché ovviamente io, innamorato di Paolo, ero completamente scioccato dalla notizia. In più a questo, mi trovo, detto da qualcuno, responsabile per quanto successo. Ovviamente io non decido assolutamente nulla. E sono rimasto un po' così. Fortunatamente poi dopo sono andato a prendere il bambino, quindi mi sono un po' liberato il cervello. Poi sono tornato, era già uscito il comunicato e ho deciso appunto di girarvi il video di ieri. Basta, raga. Video di oggi è stato un video di sfogo. Video di sfogo. Chissà cosa sarà del nostro Milan, raga. Chissà.
sono proprio curioso di vedere questo nuovo percorso. Io non mi precludo mai niente, ragazzi. Perché quando il Milan è passato dal cinese, che siamo passati in mano di Elliot, sembrava il Milan fosse finito, e invece non è stata così. Quando il Milan era in mano, è arrivato Gazzidi, sembrava che il Milan arriva con il contabile, non ci farà spendere niente, ci andremo, fallire, e poi non è stato così. Va via Boban e poi finisce tutto, non è stato così. Va via Leonardo, finisce tutto, non è stato così. Arriva Massara, arriva Pioli, finito tutto. Anch'io ho sbagliato la mia considerazione di Pioli, ragazzi, lo sapete, lo dico sempre. Arriva Pioli, il Milan è finito, non è più ambizioso. Champions League, abbiamo vinto il campionato, quest'anno siamo arrivati in semifinale di Champions League. Era tutto merito delle figure che c'erano? Non era tutto merito delle figure che c'erano? Adesso abbiamo la possibilità, con questa nuova metodologia di lavoro, di capire dove andremo. Dove andremo? Quindi, come vi dico sempre, non ho dichiarato il fallimento della tifoseria del Milan in quanto io portavoce. Quando abbiamo preso 5 gol da Sassuolo, 6, così abbiamo preso 5 da Sassuolo, e non lo dichiaro certo adesso. E non lo dichiarerò mai. Mai, ragazzi. Se vi aspettate che io su questo canale, io vi dica di smettere di fare AC Milan, non mi conoscete abbastanza. Io, anche andassimo in Serie B o Serie C, io sono qua a farvi o AC Milan. Non so se ci siamo capiti. Raga, vi saluto. Non mi è tornato il sorriso. Mi è tornata un po' più di serenità rispetto a ieri. Però guardiamo avanti. Dai, ragazzi. Un saluto a tutti. Forza Milan, ma come sempre, vado via il Kill Inter. Ciao, ragazzi. Ciao.